Capelli turchini, sorriso da diva e quello sguardo che ha fatto sognare generazioni. A guardare Ornella Muti, tornata a Bari per il WeFest, si direbbe che abbia fatto un patto con il diavolo. Invece il suo segreto è decisamente un altro. La vita è un mistero per tutti, è una sorpresa e così deve rimanere. Bisogna vivere l'attimo, quello fuggente, perché è l'unica cosa che veramente abbiamo. E come un po' prima mi hanno chiesto se hai nostalgia. Se ti perdi nelle nostalgie, se ti perdi nel pensare a quello che dovrai fare domani e a come farlo, nel frattempo ti passa la vita e non te la sei vissuta. Fermamente credo che vada goduto l'attimo, e questo per esempio è un attimo fantastico. Perché pensare però di qui potrei, potrò fare? No, evviva quello che viene. Un incontro con il pubblico nel pomeriggio, dopo la proiezione del viaggio di Capitan Fracassa, in cui fu diretta da Ettore Scola, per un ricordo dei due grandi del cinema a cui il Festival Internazionale di Bari è dedicato e che Ornella Muti ricorda così. Alcune di queste persone le conoscevo molto bene, dunque sì, ne ho una grande nostalgia. Del resto questa è la vita, per cui andiamo avanti e cerchiamo di fare del nostro meglio con le cose belle che ci sono. La sera poi la consegna del Fellini Platinum Award all'attrice che ha più saputo interpretare a tutte le età la bellezza e il fascino italiano. Lei che voleva fare la ballerina di danza classica e che si è riscoperta artista, umile, diva del grande schermo e che ha fatto del cinema la sua vita. Il cinema è diventata la mia vita, è quello che diceva giustamente oggi in sala Meryl Streep, cioè tu ti guardi i tuoi film e guardi un album di fotografie perché è pieno di ricordi, di quello che hai vissuto, perché il lavoro è poi la nostra vita.